Saluto da Dottor Palmas. Un saluto da Cristina. In questo video affronto quello che è il tema degli step, delle cure che occorrono per fare il viaggio. Se sei dentro a quest'area sicuramente avrai iniziato le cure presso il Policlinico in Moldavia e ti starai chiedendo quando terminerò queste cure, di curarmi e soprattutto una volta terminate le cure cosa dovrò fare? Attenzione! E cosa dovrò evitare, magari quali cibi, oppure come dovrò portare avanti l'igiene. Sono molti i pazienti che hanno questi dubbi. Cristina si è occupata con me per tanti mesi di aftercare, di assistenza dopo le cure, e sono sempre le solite domande che ci fate, ovvero quante volte devo tornare. In genere bisogna tornare dalle 2-3 volte, dipende dalla difficoltà del caso. Esatto, dipende non da noi, dipende da te, da quanto è complicato il caso. Se hai perso i denti non è sicuramente colpa nostra, noi stiamo cercando di fare del nostro meglio delle volte per risolvere casi fatti male da altri colleghi, da altri dentisti, da altre cliniche e quindi più delle volte essendo in Moldavia, avendo i prezzi molto bassi, ci ritroviamo a risolvere dei casi che sono veramente complessi, estremamente complessi, perché sono esito di interventi andati male presso altre nazioni o altre cliniche. Quindi servono i giorni che servono, occorrono gli step che occorrono, perché si tratta di una riabilitazione, non si tratta di terapie one shot, one kill, come per esempio un'otturazione. Si tratta di riabilitare un intero apparato masticatorio e quindi bisogna vederlo nell'insieme, bisogna passare diverse fasi indenni, la fase di guarigione dei tessuti che in genere avviene dopo la prima fase dura all'incirca 6 mesi quando per esempio facciamo gli innesti di osso. Più delle volte il paziente necessita poi di fare un secondo viaggio quando capita per esempio di dover fare dei periodi con dei provvisori. Servono questi a condizionare le gengive affinché i tessuti arrivino in una fase di stabilità per cui si possono fare sopra i denti definitivi. I provvisori in genere li teniamo per un paio di mesi. Dopo che si finiscono le cure, che ci occorrono 2, 3, 4 viaggi, noi chiediamo sempre al paziente di fare il primo controllo dopo i 6 mesi dal lavoro definitivo. Esatto, e di farlo qua da noi, perché in genere dopo che si finiscono le cure, se ci sono dei macro problemi, quelli saltano fuori entro i primi mesi. Quindi dopo noi circa 6 mesi andiamo a fare le correzioni dovute del caso e a quel punto il paziente può tranquillamente fare i controlli in Italia da un qualsiasi dentista. E inviarci soltanto la panoramica insieme alla fattura per mantenere la garanzia che diamo qua al Policlinico. Ok, la garanzia è sui materiali, non sul fatto che i denti sono indistruttibili, che apra i denti con le bottiglie oppure che non lava più i denti. Capita di pazienti che non lavano più i denti, che pensano di aver risolto tutti i problemi. Quindi non è più necessario. Ci è capitato parecchie volte di vedere pazienti che avevano veramente una scarsa igiene. Il più delle volte io dico sempre, se uno perde i denti c'è un motivo. Bisogna correggere quel motivo per cui si sono persi i denti, altrimenti non si fa niente. Si perdono anche gli impianti. Il primo controllo si fa qua al nostro policlinico, al centro produzione madre. Gli altri controlli falli dove vuoi, l'importante è che ci invii quando fai i controlli 2 volte all'anno la radiografia, di modo che se c'è un problema interveniamo subito, non passano 5 anni prima di dover intervenire e allora il problema è veramente peggiorato e bisogna fare dei cambi drastici di quello che si è fatto in bocca gli anni precedenti. Piccoli controlli semestrali per eventualmente piccole correzioni che possono essere fatte in maniera tempestiva. In quel caso, se ci sono dei ritocchi da fare, ti richiameremo al policlinico per fare quei piccoli interventi. Chiaramente se fumi 40 sigarette al giorno, l'osso, le gengive sono zeppe di sangue, infiammate, la garanzia lì non è che conta. E capita di pazienti che
finiscono l'intervento E iniziano subito a fumare. in quei casi mano sulla coscienza state iniziando un percorso nuovo. Io lo so che è difficile smettere di fumare, ci sono dei centri appositi, dei centri antifumo che vi possono aiutare in questo. Loro fanno questo di mestiere, aiutano il paziente durante il percorso di cambio di queste abitudini. Quindi, per quanto riguarda l'assistenza, noi cerchiamo di dare il massimo, però cerca anche tu di dare il massimo cercando di cambiare le abitudini. Ciò significa che se il paziente ha perso i denti naturali per non aver eseguito l'igiene dovuta e per aver fumato, è normale che poi dopo i lavori fatti al policlinico, se continua Stile di vita. lo stesso stile di vita, ovviamente poi perde anche i denti fatti da noi. Facciamo un esempio. Io compro, distruggo un'automobile perché mi piace correre. Allora compro un'automobile, più sicura, magari che corre e mantiene meglio la strada. Finisco dopo un anno ancora fuori strada. Vado all'assicurazione e dico: mi dovete risarcire perché la macchina era più potente di quella eppure è uscita fuori strada. Non ha alcun senso. Se non perdi l'abitudine di correre oltre i limiti di velocità, la colpa è sempre la tua, non di chi ha costruito l'automobile. Io ti faccio un saluto e nel prossimo video affronteremo il discorso di chi paga vole alloggio in caso di problemi. È una domanda che ci fanno sempre i pazienti, noi siamo sempre chiari su questo, firmiamo addirittura un protocollo, il protocollo aftercare in clinica, il paziente prima di curarsi lo firma. Patti chiari, amicizia lunga. Noi siamo qua per risolvere i problemi, non siamo una agenzia viaggi che paga volo e alloggio alle persone che magari strappano coi denti, aprono le bottiglie oppure si fumano 2 pacchetti di sigarette al giorno. E poi ci piace anche l'amicizia. Ci piace l'amicizia, quindi patti chiari, amicizia lunga. Un Lunghissima. saluto.